Mostra del cinema di Venezia si è conclusa ieri sera con la vittoria del film Joker, la 76esima edizione del festival. Grande soddisfazione per Rai Cinema, ce ne parla l'inviato Paolo Sommaruga. Il leone d'oro a Joker, la risata che ti fa paura, Joaquin Phoenix e Todd Phillips sul palco. Senza di lui, dice il regista, non ci sarebbe stato il film. Un palmarès che mette d'accordo quasi tutti, i premi principali ai due favoriti, Jacques Hughes di Roman Polanski, il caso Dreyfus, come un thriller serrato, vince il gran premio della giuria. C'è sempre di più un cinema d'autore che cerca il dialogo e il contatto col pubblico, cerca di mettere insieme le ragioni dell'arte, della creatività, dell'espressione con quelle dell'industria, perché il cinema è anche un'industria, e il fatto che questa volta si sia, come dire, raggiunto questo miracoloso punto di equilibrio mi sembra estremamente significativo. Luca Marinelli, migliore attore per Martin Eden di Pietro Marcello, coprodotto da Rai Cinema, come il film di Polanski. La sua passione, la sua energia hanno convinto tutti, dice il giurato Paolo Virzì. A chi dedichi questo premio? A tutti gli uomini e le donne che sono in mare, che sono a terra e che stanno ora salvando persone. Premio speciale della giuria alla Mafia non è più quella di una volta, di Franco Maresco, migliore attrice Arianna Scarid. Un'edizione ricca di film e di star in passerella. I vincitori siamo noi, dice la madrina Alessandra Mastronardi, noi spettatori di oggi e di domani. Il cinema cambia, certo, ma è vivo e continua a regalare pensieri ed emozioni. Qual è la sua più grande soddisfazione oggi? Vedere intorno a me tante energie nuove, tanti giovani che zainetto, bicicletta e frequentazione dei film anche più duri, ma con, come dire, con un animo lieve e con il sorriso sul volto.